Ciao a tutti, bentornati su YouTube, bentornata a me dopo l'assenza estiva, ritornano i video su YouTube e questa volta partiamo col botto perché abbiamo la skincare low cost, quindi io vi mostrerò tutta una serie di prodotti a brand con un prezzo inferiore ai 20 euro e mi sono concentrata anche su prodotti che hanno un prezzo inferiore a 10 euro, quindi una skincare low cost che comunque io ritengo valida. Questo video non è assolutamente sponsorizzato, molte cose le ho comprate, infatti qui ho gli scontrini anche per dirvi un po' di prezzi, non me li ricordo tutti, magari poi ve li metto nell'info box e per quello che riesco a trovare online vi lascio il link sempre qui sotto. Partiamo subito perché ho tante cose da dirvi, ho tante cose da mostrarvi. Prima però di iniziare, mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguitemi su YouTube, lasciate like, commenti, chiedetemi tutto e soprattutto se utilizzate prodotti per la skincare low cost, scriveteli nei commenti così ci possiamo confrontare. Partiamo dalla detersione. Ho diviso questo video in questo modo: partiamo da una skincare basica per poi aggiungere vari attivi. Ok, molto semplice, vediamo insieme. Partiamo dalla detersione. Per me due prodotti validi nella fascia acqua micellare e con un prezzo inferiore a 10 euro sono questa acqua micellare di Venus che è un 400 ml e costa tipo 5 euro. È molto buona perché oltre a struccare bene, a detergere, mi ci trovo bene anche utilizzata sugli occhi. Io porto le lenti a contatto, quindi ho gli occhi molto sensibili. Ho bisogno, quando utilizzo un'acqua micellare o un bifasico, di qualcosa di molto delicato. Quindi, se vi piace il genere acqua micellare, Venus è veramente validissima. Invece, per chi ha gli occhi sempre molto 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 sensibili, io consiglio questa che è la Bioderma Sensibio H2O Eye. Questa è perfetta per andare a struccare gli occhi, non irrita, non brucia, non dà assolutamente fastidio. Dovrebbe costare sempre sotto i 10 euro. È un'acqua micellare molto molto valida. Per quanto riguarda la detersione, voi sapete che amo la detersione molto delicata e ho trovato questo detergente cremoso della Clinience, questo qua che si chiama Hydra Plus, è bellissimo innanzitutto perché è consigliato ed è testato su pelle sensibile, deterge bene, delicatamente, riesce anche a struccare se avete un make-up molto leggero, non avete insomma messo troppo mascara o eyeliner, quindi se avete veramente un make-up leggerissimo va bene anche per struccare. E contiene estratto di malva, ma lo trovo veramente veramente valido. E questo detergente vi dico costa, vediamo se lo trovo tra gli scontrini, 3,50 euro, 150 ml. Molto valido come detergente. Sempre Clinians, ho scovato quest'altro detergente economico che vediamo se trovo il prezzo. Questo costa 19 euro. Costa molto, un po' di più rispetto al detergente che vi ho fatto vedere prima perché è particolare. È un detergente alla vitamina C ed ha un complesso di ACA, quindi andiamo anche un po' ad esfoliare la pelle, ma funziona sia come detergente delicato sia come maschera. Quindi, per chi è indicato, se avete la pelle molto spenta, la sentite un po' spessa, volete lavorare proprio sulla luminosità, questo è bellissimo, costa un po' di più, ma restiamo comunque sempre sotto i 20 euro, ma è veramente valido. Quindi sia come maschera, cioè si applica sul viso asciutto, si lascia agire 1 minuto e poi si risciacqua. Mi ricorda un prodotto di Estée Lauder che è sia detergente che maschera, con cui mi sono trovata molto bene, ma costa una cifra. Questo è validissimo, quindi se avete una pelle che ha bisogno di luminosità, se è spenta, se è grigia, provatelo perché è un bellissimo detergente o maschera. Questa è la detersione. Come, diciamo, tonico, rinfrescante, idratante, ho trovato questo di allora, se andate da OVS, se siete pratiche di OVS, c'è lo stand Innovative Beauty dove ci sono un po' di prodotti molto molto interessanti.
tra cui questa acqua rinfrescante all'acido ialuronico. Infatti qui non mi dà il brand in particolare perché fa parte proprio della linea OBS Innovative Beauty. Comunque è così, è proprio un'acqua rinfrescante all'acido ialuronico che è molto molto bella e costa pochissimo. Vediamo se riesco a trovare il prezzo e la potete utilizzare come fissante make-up o per rinfrescarvi durante il giorno. Vediamo se trovo il prezzo. 4 euro, anche questa costa 4 euro ed è molto molto valida. Poi, dopo aver detersi il viso, abbiamo messo un po' di acqua da tonico come tonico, un prodotto interessante sempre di Clinias è questo acido ialuronico. Innanzitutto mi piace perché la bottiglina è in vetro, anche qui siamo sui 18 euro. Ed è un siero a basso peso molecolare di acido ialuronico, quindi abbiamo un siero che va a rimpolpare, idratare, a mantenere l'idratazione, molto molto bello, quindi segnatevi anche questo che è un bellissimo siero, tra l'altro all'interno contiene anche, stavo leggendo un po' le caratteristiche, contiene anche pantenolo, acido ialuronico, glicerina, insomma tutti attivi fortemente idratanti. Quindi abbiamo fatto detersione, acqua, siero, vediamo le creme. Ho trovato due creme molto molto interessanti da OBS. Voglio vedere un attimo i prezzi, così ho comprato anche altre cose, quindi ho tipo reggiseni che... Vabbè, no, i prezzi non riesco a trovarli perché OBS non scrive proprio la specifica di ogni prodotto. Va bene, comunque ho trovato due creme molto interessanti. Allora, di BioArt, che è un brand che a me piace moltissimo, anche per le maschere viso, c'è questa crema base idratante, cioè abbiamo una semplicissima crema idratante, perché poi la crema quello deve fare, deve idratare, deve proteggere, deve idratare. Quindi qui abbiamo proprio una crema base. Che va benissimo per tutti. Vediamo se riesco. C'è la glicerina, c'è l'acido ialuronico, c'è l'allatoina, quindi veramente una maschera, scusate, una crema valida da applicare mattina e sera. Altro brand che ho scovato economico è questo che si chiama Stay Well e fa questa crema molto interessante che è un'emulsione. Con all'interno niacinamide e vitamina C. Quindi abbiamo una crema che va a lavorare sull'idratazione ma anche sulla luminosità. Pack molto carino, questo colore qui, e è un'emulsione, vi faccio vedere perché è molto interessante questa. Guardate all'interno com'è fatta, se riuscite a vedere ha delle... Non si riesce a vedere dalla telecamera perché ha all'interno delle microsfere di vitamina C, quindi è vitamina C incapsulata, che una volta massaggiata queste microcapsule si aprono e vanno a rilasciare gli attivi presenti, nella crema. Bellissima, segnatevi questa crema, tra l'altro un profumo nemmeno fastidioso, questo brand Stay Well crema emulsione vitamina C più B3, quindi abbiamo vitamina C e niacinamide. Devo dire che ho scovato delle cose molto molto carine. Per concludere una skincare basica, detersione, acqua rinfrescante, acido ialuronico e crema viso, cosa ci vuole la mattina? L'SPF. E io mi sono sempre trovata bene con questa di Garnier che utilizzo. È una crema viso, proiezione 50 più. Vi voglio far vedere la consistenza. È un fluido, non è una crema pesante. Nel momento in cui la stendete non lascia lumi bianchi ed è perfetta come base make-up perché guardate, è super sottile e non lascia aloni bianchi. Quindi non vi so dire quanto costa, ma è comunque siamo comunque sotto i 10 euro. In realtà non abbiamo concluso perché dopo l'SPF ci mettiamo anche un burro cacao per idratare le labbra. E cosa c'è di meglio del labello? Secondo me nulla, costa poco, funziona bene e in particolare mi piace questo qui che è all'olio di semi di acai e burro di karité. Ha questa colorazione qui, non colora le labbra, guardate, c'è giusto un riflesso
amarena, ma non colora le labbra. Guardate che bello! Bello, morbido, idrata le labbra e costa pochissimo. Poi, se noi a questa skincare basica, dove ci energizziamo il viso, puliamo il viso, mettiamo l'acqua rinfrescante, l'acido ialuronico, la crema viso, l'SPF di giorno e il burro cacao, vogliamo aggiungere, non lo so, dopo l'acido ialuronico, voglio mettere un siero alla vitamina C. Perfetto, abbiamo questa nuova vitamina C di Garnier, che è molto buona. Ho letto recensioni entusiaste su questo siero. Anche qui abbiamo bottiglina in vetro, contiene il 3,5% di niacinamide più vitamina C più acido salicilico. Quindi, per chi è indicato questo siero? È una novità degli ultimi mesi, proprio questo siero di Garnier. Devo dire che Garnier sta lavorando molto bene. È un siero adatto a chi vuole lavorare sulle piccole imperfezioni, sulla luminosità, sulla grana della pelle. Abbiamo comunque un siero antiossidante che ci protegge dai radicali liberi. Molto molto buono questo. Costa sui 17-18 euro, quindi fattibilissimo. Se invece dopo ci piace utilizzare il tonico, ok, ho trovato questo tonico di, si chiama questo brand My Ingredients, e ho trovato questo tonico all'acido glicolico. Quindi, se noi ci schiacciamo di fare l'esfoliazione classica, no? Quindi con, cercando di aprire la scatola perché è incastrata, con l'acido da applicare una o due volte a settimana, non abbiamo tempo, non abbiamo voglia, possiamo dopo l'acqua rinfrescante magari applicare questo tonico di questo brand che contiene acido glicolico. Quindi noi andiamo ogni giorno ad esfoliare, a lavorare sulle macchie, a lavorare sulle imperfezioni senza avere la scocciatura di fare l'esfoliazione con acidi particolari una o due volte a settimana. Di questo vorrei cercarvi il prezzo, perché cioè sono rimasta un sacco di tempo davanti a questo stand e ho preso anche dei sieri, perché secondo me è un brand molto molto valido. Sempre da OVS questo lo trovate. Vediamo. La. Ah, ecco, ho sbagliato. No, OBS non mi dà la specifica. Comunque, date uno sguardo a questo brand che trovate da OBS. Ok? Se invece vogliamo aggiungere altri tipi, ad esempio, io faccio la skincare base, ci metto l'acido ialuronico e la vitamina C di mattina, di sera io voglio concentrarmi sull'esfoliazione e sull'anti-age. Quindi magari io la sera detergo, metto l'acqua rinfrescante, applico il tonico all'acido glicolico H e poi voglio usare il retinolo. Bellissimo! Retinolo di L'Oréal, si chiama Revitalift Laser e con questa linea L'Oréal ha creato veramente una cosa stupenda. Se mi fate la domanda, ma gli esfolianti possono essere utilizzati nella stessa routine con il retinolo? In linea generale, sì. Cercate di testare però se la vostra pelle reagisce bene a questa combo, perché potrebbe causarvi un po' di irritazione, pelle che si sfalda. Quindi, in linea di massima, li potete alternare. Io consiglio sempre di non usarli insieme, però non è vietato. Comunque, dicevo, il retinolo di L'Oréal Revitalift è bellissimo, funziona bene, è un buon retinolo e anche qui siamo comunque sotto i 20 euro. Se non sbaglio costa, sì, 19,90 euro. Quindi noi abbiamo un retinolo che funziona, anti-age, che lavora bene sulla pelle, che dà gli effetti del retinolo ad un prezzo assolutamente accessibile. Volevo guardarmi un attimo. Se c'è qualcosa in più da aggiungere, anche qui ovviamente quando si parla di retinolo bisogna fare attenzione e inserirlo gradualmente, quindi prima 2 volte a settimana, poi 3, poi 4, e cercare di capire qual è la tollerabilità della nostra pelle. C'è lo 0,2% di retinolo. Consigliatissimo. Se volete usare il retinolo senza spendere cifre assurde, perché quando parliamo di retinolo i brand escono pazzi,
ottimo prodotto. Sempre retinolo, se noi vogliamo usare il retinolo, ad esempio un altro brand che mi piace tantissimo e che costa pochissimo è CeraVe, che trovate in farmacia. Qui abbiamo un siero al retinolo, è una novità di CeraVe, è uscito quest'anno. Io lo sto utilizzando in queste settimane, da 2-3 settimane, e devo dire che è stupendo. È un retinolo meraviglioso, perché oltre ad avere tutta tutti insomma i benefici del retinolo, qui all'interno troviamo anche tre ceramidi, che sono le ceramidi presenti sulla nostra pelle. Quindi abbiamo un siero che insieme al retinolo abbina anche una protezione ed un'idratazione importanti. Segnatevi questo, che è bellissimo, io lo sto usando, l'ho consigliato anche ad una mia amica. Ok, restando sempre nel voglio fare skincare ma non voglio spendere un sacco di soldi, sempre dice CeraVe, se vogliamo aggiungere qualcosa alla nostra skincare basica che vada a lavorare sulle imperfezioni, c'è questo siero anti imperfezioni con ACA e BHA, sempre di CeraVe. Quindi se vogliamo lavorare sulle imperfezioni, questo è ottimo. Vi faccio un esempio: detersione, acqua rinfrescante, acido ialuronico, siero CeraVe, crema viso. Avete una skincare completa senza aver speso 200 milioni di euro, come faccio io, non mi prendete come esempio. Quindi CeraVe, segnate questi due prodotti che sono nuovissimi e sono ottimi. Perfetto, va bene Nunzia, io sono giovane e non voglio il retinolo, oppure a me il retinolo dà fastidio, preferisco il bakuchiol, voglio altri sieri. Ok, ve li ho trovati. Sempre di questo brand, My Ingredients, che trovate da OBS, fa dei sieri bellissimi. Abbiamo il siero e costano, questo ve lo voglio dire perché non ci sta, credo che costino sempre sui 4-5 euro. Penso di sì, comunque magari dopo mi faccio la ricerca e vi scrivo anche i prezzi nell'info box, vedo se ci riesco perché i prodotti sono tanti. Abbiamo il siero all'acido salicilico, quindi se vogliamo lavorare sulla grana della pelle, sui pori molto visibili, sulle piccole imperfezioni ad esempio di naso, fronte e mento, siero all'acido salicilico che potete applicare dopo l'acido ialuronico. Oppure dice io voglio lavorare sull'elasticità cutanea e sull'anti-age, perfetto. Potete utilizzare ad esempio al mattino, alternato al retinolo che mettete di sera, questo siero di My Ingredients che è collagene e peptidi. Sapete che i peptidi, se mi seguite anche su Instagram, sono il mio ingrediente preferito, cioè bellissimo. E qui abbiamo collagene e peptidi che vanno a lavorare proprio sul tono, sull'anti-age. Bellissimo, anche qui siero che costa poco. Se invece avete una pelle molto irritata, operoso, una pelle che si arrossa facilmente, volete qualcosa che vada a lenire anche un po' e a togliere i rossori, siero niacinamide, sempre My Ingredients, che proprio aiuta a lenire la pelle irritata. Ok ragazzi, vi ho fatto una skin care con le varie scelte, semplicissime, che non costa tantissimo. Poi allora passiamo un po' alle maschere. Io ne ho tantissime in casa, cioè da Garnier, che io adoro le maschere Garnier, e ho tutte maschere coreane che costano, ragazze, da OBS, da Idea Bellezza o da, non mi ricordo il nome di quell'altro tipo supermercato di detersivi che ha tutta insomma anche la parte cosmetica, non mi viene in mente, 2 euro ogni maschera. E sono ottime, soprattutto quando parliamo di sheet mask. Non dobbiamo andare a spendere tantissimi soldi, perché la sheet mask non tratta. La sheet mask va a fotografare la pelle per qualche ora, ovvero vi mettete la sheet mask idratante, vi dona l'idratazione necessaria e quell'idratazione vi dura 2, 3, 4, 5 ore. Finisce là il compito della sheet mask, non è un prodotto che va a trattare. Quindi, a volontà costano 2 euro, ma io adoro poi quelle di Garnier tutte, cioè quelle di tutti i tipi. Mentre altre due maschere molto interessanti che mi sono piaciute sono queste qua, anche qui sono senza brand, si chiamano I'm Green,
credo facciano parte anche queste di Innovative Beauty di OVS. Sono queste, ne esistono di tante versioni. Io ho utilizzato la maschera viso illuminante con curcuma, olio di jojoba con proprietà idratanti e illuminanti, e poi la maschera viso dissetante. Qui abbiamo acido ialuronico e burro di karité, quindi andiamo a dare proprio una botta di idratazione alla pelle. Tenetele presente perché sono molto molto carine. E come maschere per il contorno occhi economiche ci sono queste qua di Royal Beauty, che sono molto buone. Anche qui abbiamo, le trovate da OBS, abbiamo, cioè trovate vari, con vari attivi. Io utilizzo quella con acqua di rose e niacinamide, che sono patch occhi un po' che vanno a lavorare sull'aspetto, quindi vanno a distendere molto il contorno occhi e vanno a idratare tantissimo la zona. Molto buone. Royal Beauty, patch per il contorno occhi, ce ne sono di vari tipi. Ok, abbiamo terminato con la skincare, ma vi voglio consigliare anche dei prodotti per capelli e per il corpo. Per il corpo io mi sto trovando benissimo, l'ho usata tutta l'estate. Sta volando qualcosa qui alla finestra, perfetto. Non so cosa sia. Mi sono trovata bene con questa crema per il corpo di Garnier, che si chiama Body Food, Body Superfood. Anche qui abbiamo vari tipi. Io ho preso quella per pelle secca, perché ho sempre le gambe secchissime, e quella con avocado e omega 6. Bellissima, assorbe facilmente, l'applicate subito, profumo leggerissimo, molto idratante. Sempre di Garnier, parlando di capelli, io mi trovo benissimo con questa linea. Questa è perfetta per capelli danneggiati, quindi come me, per chi un po' li decolora, ed è shampoo e maschera alla papaya, esatto. E la cosa interessante delle maschere, cioè di questa qua, è che si può utilizzare in tre modi, ovvero come conditioner sul capello bagnato da risciacquare, come una maschera, quindi applicandone un po' di più, tenendola 3 minuti e risciacquare, oppure come leave-in, quindi prima di fare la piega. Ragazzi, io mi trovo bene e costano pochissimo. Ultima cosa, altri due prodotti per capelli che a me sono sempre piaciuti e mi piacciono sono quelli di Omia, che costa poco e funziona benissimo. Qui abbiamo sempre, io compro sempre le linee capelli riparatrici, quindi per capelli danneggiati, questo con olio di macadamia abbinato alla maschera. Ragazzi, costa veramente poco e non hanno nulla da invidiare a brand più costosi. Questo perché non è detto che se spendi di più trovi prodotti incredibilmente più performanti. Esistono prodotti skin care, hair care, body care che costano meno, che funzionano benissimo. Quindi io vi ho dato un po' i miei consigli, vi ho fatto vedere un po' di prodottini. Fatemi sapere se voi utilizzate questi prodotti, se li conoscete, e spero che questo video vi sia stato utile. Vi metto tutte le notizie nell'info box. Grazie per aver seguito il video un po' lungo. Un bacione e ci vediamo al prossimo video.